Non so, prendi cosa tu vuoi. Andiamo, facciamo un giro e vediamo. Eh sì. Però neanche le 6 sono già una verità. Allora guarda, che bel tempo e tutti fuori. Anche perché adesso sedere e bere qualcosa bisogna stare fuori. Amore, aspirina. Va bene. Bene, andiamo avanti. Allora, che ore sono? Allora, dove sono? Dove sei? Guarda. Oh, sì, io penso che è meglio per i tipi, però. Guarda che questa strada è tutta piena, sì, bar, ristorante. Sì, sì, sì. A volte bisogna attraversare. A volte bisognerebbe, ma se vuoi andiamo adesso. No, ora vuoto, ora non c'è nessuno. Non so. Vediamo quando torniamo se sarà qualcuno, forse più tardi. Chissà, anche qui guarda. Questa è strada proprio per pace. Sì, come si chiama? Boh, non so. Ah, non lo mai. Allora, andiamo. Va bene. Che oggi bella giornata. Panificio pasticceria. Allora, entriamo e guardiamo cosa ce l'hanno. Che bell'odore! Come che c'è la fame? E deve venire al mattino che c'è tanta roba. Va bene? Al mattino c'è tanta roba, adesso c'è poco. A che ora è meglio? Vado un'altra volta? 9:30, 10. Va bene? Così vede meglio, c'è più roba. Va bene, faccio, grazie mille. Arrivederci. Buonasera. Allora, loro hanno detto che deve venire dal mattina,
non così tardi quando tutto quasi è finito. Non so, bisogna pianificare quando io vengo. La mattina? È giorno. Ma allora, non il lunedì? Perché? C'è mercato, non mi ricordo quale giorno c'è mercato. Dopo non, se c'è mercato non riesco a parcheggiare. Ma tu preferisci venire quando c'è mercato? Ancora guarda, il bar non è aperto. Io pensavo che sarà tutto aperto. Ah. Io volevo venire proprio quando sarà aperitivo. Ma invece è troppo presto. Vabbè, andiamo in alto per aperitivo, no? Come io vorrei far vedere. Vai. Lu, se tu vuoi possiamo mangiare anche pizza qui da Pippo, se tu preferisci. No, non ce l'hai cibo a casa. Ah, ok. Lu, io ho chiesto. Ce l'hai. Ah beh, poi anche dobbiamo fare la spesa, quindi no. Dobbiamo tornare a casa per forza. Sì. Chiesa chiusa. Guarda, siamo quasi arrivati. Perché non è negozi chiusi? Perché oggi è giovedì pomeriggio. E cosa significa questo? Giovedì pomeriggio molti negozi sono chiusi, come per riposo. Ma loro sono veramente stanchi? Ah, amore, questo io non posso dire, però loro giovedì pomeriggio sono chiusi. E perché loro sono stanchi? Perché loro devono riposare. Davvero? Devono fare chiacchiere, caffè. Riposate. Ma non, neanche non lavorate tanto, tutto aprile mi sembra non hanno lavorato. Già. Ancora stanchi. Gli stupidaggini. Ma mi sembra che loro devono star chiusi, Non credo che loro possano scegliere. No. Non sono sicuro. Non è vero. Non lo so, non lo so. Non è vero. Guarda, che finezza già! Qui può essere... Ah, beh, no, sono tutti finezzi. No, allora diamo quelli lì centrali. Diamo quelli lì in centro, facciamo veramente un bel aperitivo, come si deve, con una minchiata. Allora, andiamo verso il castello? Posso, amore? Andiamo dove ci sono dei bar belli, non delle... stupidaggini come questo. Questo per esempio è carino. Guarda che vento. Oh. Guarda, pazzi. Ciao. Pazzi. Pazzi? Ah, papi. Pazzi. Ah, pattinaggio. Ma che pettinaggio, amore? Patti? Io non ho capito cos'è patti. Amore! Diego scalonando paura. Basta, dopo rido io. E...
Mi sembra per sera sarà tutto pienissimo. Sì, perché vedi lì fanno già le crepes con la Nutella, quindi vuol dire che qualcosa faranno. Sì. Penso proprio di sì. Odore, non riesco a capire. Andiamo da questa pasticceria. Questa è carina, sì. Però è più bello da dietro. No? Ah. Questo non mi piace, non mi spieghiamo. Se andiamo, andiamo dietro. Va bene, andiamo. No, grazie. Grazie. Sembra lui sempre qui. Oh no! Io so! E dopo le deve cancellare proprio. Non quale barca ti piace? Oh, amore, mi sembra... Forse è meglio questo, non so. Mi sembra meglio questo. Solo se c'è tavolo, perché io non vedo. Andiamo a chiedere. Andiamo a chiedere. Mi sembra c'è, guarda. E perché tu non sei entrato? Di grandi di là. È nato come un timballo unico con maccheroncini, besciamella, formaggio e carne da assaporare a pranzo, proprio maccheroni all'interno e la crosta leggermente dolce. Si fa questa versione qua che ha tartufo, anche questa versione piccolina, quello là dietro. Sì, sì. Però questo è la versione tradizionale. Hai capito? Sì. Questa ora è chiara che una differenza. Delle più vecchie specialità ferraresi. Assolutamente una delle. Bisogna provare l'altra volta. Questo qua, quello che assolutamente. Che si trovano per tutto Ferrara, perché è un'altra propria specialità. La salamina da sugo, un po' invernale, però anche quella lì è un'altra specialità. La tortilla di tagliatelle, che è questa pattina qua, però fatta come di torta, un po' più grandina. E la tenerina, che è un dolcetto tutto cioccolato. Senza farina, quello che c'è là dietro, tutto cioccolato senza farina, quella là è la tenerina ferrarese, è un'altra specialità. Comunque qualora dovesse cogliere io le faccio trovare anche più zuppa inglese, anche un altro dolce caratteristico, nato sempre qua a Ferrara, si è sempre fatto nelle famiglie, anche a casa, così. Tutto quello che sono specialità noi cerchiamo di avere più di tutte le cose, cosa che facciamo tutti noi, nel mio laboratorio qua di pasticceria, nel mio laboratorio di cucina, ma di fianco ho l'opportunità di servire. Va bene, grazie mille. Mi piace che la cattedrale è tutta coperta, perché sarebbe stata molto bella anche quella lì. Certo. Una navata centrale molto interessante, però è sempre in restauro.
finiscono. Pensi che questi qua sono i lavori di consolidamento del terremoto che è stato fatto nel 2012. Siamo nel 2021. Va bene, grazie mille. Buone cose. Arrivederci.
Facciamo? Dove andiamo da di palestra? Ti prego. Ma tu hai già fatto, dai. Allenamento di peso, no? Oggi no? Oh.
Sì. Mattina. Pomeriggio. Cenina. Ma se no veniamo una sera quando veniamo a cena qui, dai. Perché? Piano. No, vieni. Solo tu vai troppo veloce. Hai capito? Vedi che è aperto, guarda. Qualcuno che c'è di pomeriggio, qualcuno no? Questi? Quali? Cena.
così orari non buoni. Buonissimi. Non buoni.